Al Poderino di Fanno l'ultimo saluto a Rita Talamelli, la 66enne uccisa dal marito esasperato dal comportamento della donna affetta da problemi psichici. Al funerale anche il sindaco Massimo Seri. Incidente tra auto e scooter sulla strada adriatica tra Pesaro e Fano, gravi le condizioni di due minorenni. Luci, colori e coriandoli in piazza 20 settembre a Fano, acceso l'albero di Natale che accompagnerà gli eventi fino all'Epifania. A Pesaro inizia il Natale da capitale, domenica in piazza del Popolo oltre 5.000 persone per l'accensione dell'albero. Un evento per scegliere in modo consapevole la scuola superiore, grande successo anche quest'anno per Fanno Orienta, organizzato dal Comune alla Mediateca Montanari. Pesaro esulta, Bagnaia di nuovo campione del mondo di MotoGP, ieri in tanti hanno seguito la gara sul maxischermo in piazza del Po. Lunedì 27 novembre, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Al Poderino di Fano oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali di Rita Talamelli, la donna affetta da problemi psichici uccisa dal marito. Il servizio di apertura è stato curato da Massimo Foghetti. Ora riposa in pace Rita Talamelli, la donna uccisa dal marito Angelo Sfuggiti in seguito ad una convivenza che a causa della sua malattia era diventata insostenibile. Oggi si sono celebrati i suoi funerali nella chiesa di San Pio X, la parrocchia nel cui territorio rientra la casa dei coniugi che si trova in via Montefeltro. A celebrare il rito funebre è stato il parroco Don Giovanni Frausini. La chiesa, insieme a una folla di persone che ben conoscono la famiglia di Angelo, è convenuto anche il sindaco Massimo Seri, che con la sua presenza ha voluto attestare il cordoglio di una città che continua ad interrogarsi su quanto avvenuto. Pur nella gravità della tragedia che si è consumata, infatti, nessuno se l'è sentita di pronunciare una condanna. Angelo e Rita sono due vittime di un dramma che la vita ha riservato loro, infierendo su entrambi con un destino crudele, rispetto al quale ogni resistenza è stata vana. Lei, colta da una malattia di mente che è sfociata in comportamenti che hanno reso difficile la vita a tutta la famiglia. Lui, costretto a subire il peso di un'assistenza troppo onerosa per chiunque, che alla fine è sfociata in quell'atto inconsulto. Poteva essere una carezza, perché Angelo, nonostante tutto, Rita l'amava, ma si è trasformata in una morsa agghiacciante che non si è allentata finché Rita non è rimasta esanime. Accanto al sindaco ha seguito la funzione Carla Luzzi, consigliera comunale della lista civica in comune e presidente della terza commissione Welfare di Comunità, che si è fatta partecipe del dolore della famiglia, individuando in essa un'istanza di valore sociale. Nessuno dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare simili situazioni. Della famiglia poi non è mancato nessuno, il fratello di Angelo Marziano, i figli Luca e Stefano, le cugine di Rita e poi gli amici, i conoscenti. Non bastano le parole, ha detto Don Giovanni durante l'omelia, per capire quanto è avvenuto. A volte ciò che accade proviene per vie imperscrutabili, ma questo non deve farci perdere la speranza, perché Dio è sempre presente ed è Lui che ci dà la forza per andare avanti. Dio a qualunque prezzo ci vuole bene. E questo rappresenta una forte consolazione. Davanti all'altare il feretro coperto da un cuscino di fiori. Alla fine della messa l'abbraccio ai parenti. Poi l'ultimo viaggio verso il vicino cimitero di Via Giustizia, dove Rita Talamelli troverà riposo sottoterra. Ma il dramma purtroppo non finisce qui. Ora tocca ad Angelo, dopo aver tentato di togliersi la vita, a trovare la forza di andare avanti, affrontando tutto ciò che la giustizia deciderà per lui. Il dramma continua. Sono ore di attesa e trepidazione per i due 17enni rimasti coinvolti sabato sera in un incidente stradale sulla strada adriatica all'altezza di Fosso Seiore. I due procedevano a bordo di uno scooter 125 quando sono stati travolti da una Toyota guidata da una donna di 66 anni e diretta verso Fano, che ha improvvisamente invertito la marcia. I due sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Stando alle notizie ricevute nel pomeriggio di oggi, per uno dei due ragazzi residente a Pesaro la prognosi è di 30 giorni, per l'altro invece di Colli al Metauro la prognosi non è ancora stata sciolta. I medici infatti si sono riservati di valutare in base al quadro clinico che emergerà nelle prossime ore.
Ci spostiamo a Sant'Orso di Fano, dove è stato aperto uno spazio in cui poter accogliere e supportare le persone sorde. Allora sentiamo i dettagli nell'intervista che è stata realizzata a Dimitri Tinti, presidente dell'ambito territoriale sociale 6. L'apertura dello sportello dedicato alle persone sorde qui all'UPS è un significativo passo avanti verso l'inclusione e l'accessibilità nel nostro territorio. L'UPS, l'Ufficio di Promozione Sociale in cui ci troviamo, è già uno spazio accogliente, accessibile e funzionale come punto di primo accesso di segretariato sociale e con questo ulteriore sportello questo servizio diventa ancora più articolato perché si affianca allo sportello LIS che è aperto il mercoledì e il venerdì. LIS è la lingua italiana dei segni e questo nuovo sportello invece è aperto il venerdì dalle 15 alle 18 che invece si rivolge e dà supporto alle persone sorde, ai loro familiari o alle persone che in generale hanno bisogno di contattare l'ENS che è l'ente nazionale sordi, in particolare quello della provincia di Pesaro e Urbino. Quindi ecco davvero un segnale concreto per dimostrare che il nostro ambito, l'ambito sociale 6, va nella direzione di una maggiore prossimità, di una maggiore inclusione ed accessibilità. In piazza 20 settembre, ieri pomeriggio, è stato acceso l'abete alla presenza di tantissimi cittadini e famiglie con uno spettacolo di luci, colori e coriandoli. Ha seguito la cerimonia Filippo Pucci. Fano ha acceso il Natale con l'ormai tradizionale appuntamento con la cerimonia d'accensione dell'albero in piazza 20 settembre alla presenza di tantissimi fanesi, famiglie e turisti. Con il conto alla rovescia, migliaia di coriandoli bianchi e musiche a tema hanno reso l'atmosfera della piazza unica e magica. A lanciare un messaggio a tutta la città è stato il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, che ha ricordato essere l'ultimo Natale da sindaco, alla presenza dell'assessore agli eventi Etienne Lucarelli e infine il presidente della Proloco, Giacomo Grandicelli. Con l'accensione dell'albero accendiamo le festività della nostra città. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello che siano festività per ritrovarsi, festività nella pace in un momento difficile come questo, ma che siano festività delle relazioni, del rapporto tra le persone, e abbiamo voluto con questo programma cercare l'anima della nostra comunità, queste festività che devono essere vissute legati alla nostra tradizione, ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni, anche con delle innovazioni che vanno in quella direzione per voler emozionare, ma soprattutto per stimolare la vicinanza e la relazione tra le persone. Tantissime le attrazioni in città e non solo, come il light design all'ex chiesa di San Francesco, i mercatini al Pincio, le vie dei presepi, la pista di ghiaccio nella zona della Rocca Malatestiana e così via. Tutte le iniziative sono visibili sulle pagine social del Natale Più e sul sito visitfano.info. Come tutti gli anni abbiamo praticamente addobbato la città, come potete vedere. Abbiamo questo fantastico albero che è stato donato dalla famiglia Mariotti e ribadisco che l'albero doveva essere abbattuto, quindi di conseguenza è stato riciclato, non è che è stato abbattuto volutamente per addobbare la città. E in più chiaramente potete trovare tutta una serie di eventi che faremo per la città, i mercatini di Natale, abbiamo la pista di ghiaccio, tutti i weekend ci saranno degli spettacoli qui in piazza e anche alla Pincio dove c'è appunto il villaggio di Natale, la casetta di Babbo Natale dove i bambini possono lasciare i messaggi per tutto quello che vogliono, quindi qui a Fano potete trovare veramente tutto. Il Natale non finisce chiaramente a Natale, ma proseguiamo per Capodanno, dove ci sarà una fantastica serata qui in piazza con i cantatori clandestini che faranno il brindisi a fine anno e poi dopo a Befana che chiuderà un po' il ciclo del Natale, dove avremo la Befana che regalerà tantissime calze a tutti i bambini. Quindi vi aspettiamo qui a Fano, nella città della fortuna. Ci sono comunque i nostri opuscoli a disposizione presso i centri Yacht e anche presso l'InfoPoint che abbiamo creato nel villaggio di Natale dove c'è la nostra casetta della Proloco.
Il Natale più di Fano si è acceso già sabato pomeriggio con l'inaugurazione del villaggio di Natale al Pincio e con la novità di quest'anno, il gioco di luci e proiezioni nell'ex chiesa di San Francesco. Cristiana Guerra. È stato un fine settimana di inaugurazioni, quello che ha caratterizzato la città di Fano. Sabato pomeriggio ad aprire i battenti è stato il villaggio di Natale, all'interno della più ampia iniziativa del Natale Più. Presente al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco di Fano Seri, l'assessore al turismo Lucarelli e il presidente della Proloco Giacomo Grandicelli. Promotrice delle 6 settimane di eventi, dal 25 di novembre al 7 gennaio, la Proloco di Fano, che grazie all'impegno di tanti volontari rende unico il periodo di festa più magico dell'anno. Finalmente partiamo, finalmente parte la magia del Natale di Fano con il Natale Più. Partiremo fra poco, fra pochissimo. Anche il meteo ha deciso di far respirare lo spirito freddo natalizio, ma noi l'abbiamo riscaldato con questa magia che si vede intorno. Nella zona del Pincio, nelle vie del centro storico, una trentina di stendisti con le casette di legno addobbato a festa hanno attirato l'attenzione dei passanti. Ad accogliere i bambini nella sua casa, Babbo Natale e gli Elfi. E là, aspettavate a me? E Babbo Natale e i suoi Elfi non vedono l'ora di accogliere i bambini. E qui ce n'è uno, spritz! Abbiamo fatto l'aperitivo prima, No, volevo dire che noi tutti i fine settimana siamo qui, aspettiamo i bambini ci diranno che regalo hanno scelto per le feste e se sono stati bravi, noi l'ultima settimana consegneremo i regali a tutti i bimbi, quelli bravi bravi, quelli meno bravi regalo più piccolo. Negli stand una variegata gamma di prodotti artigianali per ottimi acquisti natalizi. Che cosa vediamo nel suo stand? Allora, principalmente io mi occupo di presepi, come vedete vari stili, dall'orientale, palestinese, più che rurale. Sono fatti tutti interamente a mano, con diverse tecniche di lavorazione, e ad esempio la schiuma poliuretanica, il gesso e la scagliola, e possiamo ammirare anche lì le pareti realizzate in carta pesta. Ecco, ma non solo presepi. Sì, ci sono altre creazioni perché poi dopo magari nel mercatino è interessante anche recuperare quelle che sono le icone del Natale, quindi l'angioletto, la Santa Famiglia, il Babbo Natale. In questo caso potete osservare delle realizzazioni di bocce di vetro fatte con dei barattoli di recupero, perché poi quello che io cerco di sottolineare è la sostenibilità dell'arte, cioè il fatto che si butti via quintali di mondezza di tetra pak, di cartone, di plastica, possono essere tutti tranquillamente recuperati per poi creare delle realizzazioni artistiche che poi possono essere oggetto d'arredo o comunque sia delle creazioni uniche. Alle 17.30 uno spettacolo unico di light design nella ex chiesa di San Francesco, un'esperienza straordinaria di luci, colori, proiezioni e musica che ha stupito e meravigliato tutti i presenti. Quest'anno abbiamo deciso di valorizzarlo per il Natale, quindi tutti i weekend dalle ore 17.30 alle ore 19.30 questa magica proiezione che veramente ti avvolge, ti coinvolge tra musica, colori e il racconto di una storia che è quella appunto di questa chiesa che nasce come luogo francescano, che diventa chiesa consacrata, che con l'arrivo di Galeotto I Malatesta va sotto il possedimento dei Malatesta e poi una serie di vicissitudini, prima appunto ha preso fuoco la sacrestia e quindi si è distrutta la chiesa, poi ancora il terremoto, insomma arriviamo ai giorni d'oggi. Ecco, tutto questo viene raccontato in uno spettacolo veramente suggestivo da vedere, quindi passate dalle 17.30, ogni mezz'ora lo spettacolo di proiezione andrà in onda e durerà 10 minuti. Anche a Pesaro domenica pomeriggio si è acceso l'albero di Natale, la cerimonia magica intensa si è svolta in una piazza del popolo gremita, al servizio di Marco Lonigro.
Oltre 5.000 persone in Piazza del Popolo a Pesaro per l'accensione dell'abete, alto 15 metri e illuminato da oltre 100.000 luci a LED. Un pomeriggio magico guidato da Massimiliano Santini, il coordinatore degli eventi del comune di Pesaro, ha espresso grande soddisfazione per una piazza gremita di cittadini e persone provenienti da fuori città. Oggi è stata una bellissima giornata, abbiamo visto quante persone in piazza hanno riempito, diciamo, questo momento che ogni anno diventa sempre più ricco e sempre più partecipato. Pesaro si appresta a diventare capitale italiana della cultura, è un obiettivo veramente importante che il prossimo anno darà alla nostra città la possibilità di farsi conoscere in tutto il mondo, e abbiamo voluto per questo creare un Natale ancora più partecipato, ancora più grande, ancora più ricco di appuntamenti. Qui a Pesaro in 40 giorni si succederanno più di 100 appuntamenti per famiglie e bambini di qualsiasi tipo, da livello culturale e, diciamo, ludico, appuntamenti che possono comunque sia coinvolgere le persone e soprattutto anche far respirare e far lavorare il centro storico, la città di Pesaro. Una cerimonia quest'anno dedicata al tema della pace, narrato dalle voci del coro del Grillo d'Oro e rappresentato dalla maxi bandiera della pace, una coperta di 300 metri quadri che ha rivestito il palco a forma di cupola. È stata una bellissima accensione che abbiamo voluto dedicare alla pace nel mondo, e ho visto veramente tante persone, diciamo, in qualche modo portarsi via queste parole a casa, le parole che hanno messo in campo i bambini del Grillo d'Oro. È ufficialmente iniziato il Natale da capitale e con numeri straordinari Pesaro nel cuore si conferma uno degli eventi più attesi dell'anno. Molto piacevole, è stato meraviglioso vedere l'accensione, i palloncini, meraviglioso, coro bravissimo. Siamo contenti. È molto emozionante, molto, da brividi, come dire, perché poi anche i bambini che cantano, l'albero è sempre molto bello. E poi quest'anno hanno aggiunto questi palloni con le colombe della pace, appunto per essere comunque tutti uniti per la pace nel mondo. Noi è il primo anno che veniamo, ma devo dire veramente un bel albero, un bell'atmosfera, il prossimo anno torneremo di sicuro. Bellissimo, e poi sono qui a vedere mia mamma che canta nel coro, quindi è un'emozione speciale, bello. E poi tantissima gente. Mamma mia, una cosa così veramente troppo bello, bellissimo. Si riunisce proprio per questo. Il pesarese d'adozione Pecco Bagnaia è nuovamente campione del mondo di MotoGP. Ieri nel primo pomeriggio in tantissimi hanno seguito il Gran Premio di Valencia dinanzi al maxi schermo posizionato in Piazza del Popolo a Pesaro. Un grande talento del motociclismo che ha scelto di vivere nella nostra città, terra di piloti e motori, ha scritto sui social il sindaco Matteo Ricci. Qualche mese fa il Consiglio Comunale ha ricordato, approvato all'unanimità, il conferimento della cittadinanza benemerita che non vediamo l'ora di consegnare ufficialmente. Ti aspettiamo a casa a Pesaro per festeggiare insieme. Invece ieri mattina al campo sportivo del Curto di Fano, in occasione della partita CSI Delfino Fossombrone categoria 2013, tutti i piccoli calciatori hanno voluto dare il loro contributo alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e contro ogni violenza di genere. Come vedete da queste immagini, i bambini hanno sorretto degli striscioni con su scritto "Giù le mani dalle donne", "Non si toccano neanche con un fiore" o ancora "I calci sono solo al pallone, rispettiamo tutte". Ha riscosso un grande successo Fano Orienta, l'iniziativa del comune dedicata agli studenti di terza media che hanno potuto ricevere le giuste indicazioni per scegliere la scuola superiore. All'evento che si è svolto alla Memo c'era Stefania Schiaroni. Anche quest'anno è tornato Fano Orienta, progetto organizzato dal Comune giunto alla sua quinta edizione per aiutare gli studenti della terza media a scegliere la scuola superiore più adeguata per il loro futuro. Tante le informazioni in uno spazio quest'anno raddoppiato, oltre ai locali della Mediateca Montanari infatti si aggiungono quelli della Pinacoteca di San Domenico, dove è stato possibile conoscere tutte le scuole superiori della città, dialogare con i docenti, formarsi sui temi dell'orientamento ascoltando gli interventi degli esperti. Tante le interessanti iniziative che hanno reso il pomeriggio ricco di spunti di riflessione
riflessione e aiutato i ragazzi e i loro genitori in una scelta spesso difficile. Al Memo Caffè, spazio peer-to-peer in cui i giovani studenti si sono potuti confrontare con studenti che già frequentano le scuole superiori per chiarire dubbi e trovare risposte. Fano Orienta anche quest'anno è stato un successo con tantissimi partecipanti, una preziosa occasione di incontro, confronto e approfondimento per i ragazzi che si trovano in questo delicato passaggio di scuola nella loro vita, a cui auguriamo di realizzare tutti i loro sogni. Fano Orienta è una giornata che ormai ha una sua storia, perché anno dopo anno è un evento che è cresciuto e quest'anno infatti viene ospitato non solo negli spazi della Mediateca Montanari ma anche nella Pinacoteca di San Domenico. È un appuntamento atteso dalle ragazze e dai ragazzi, dagli studenti e le studentesse della nostra città, perché è l'occasione per poter conoscere direttamente quella che è l'offerta educativa e formativa degli istituti scolastici superiori della nostra città, che all'interno della Mediateca Montanari mettono a disposizione in ogni aula laboratori e attività informative sui corsi e sulle attività che vengono proposte da ogni singolo istituto. C'è la possibilità per le ragazze e i ragazzi delle scuole medie di colloquiare al Memo Caffè con i loro colleghi, con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, e c'è la possibilità in entrambi gli spazi, sia Mediateca che Pinacoteca, di poter partecipare ad attività di carattere laboratoriale. Questa iniziativa sicuramente che è la coda di altre due che si sono svolte gli scorsi giorni, e quindi mi sento di dire che Fano Orienta è cresciuto negli anni, abbiamo raggiunto la quinta edizione, è stata sicuramente rispondente, anzi oltre le nostre aspettative, perché abbiamo raggiunto le 2000 persone tra ragazzi e famiglie che oggi ci hanno raggiunto qui alla Memoteca Montanari ma anche alla Pinacoteca San Domenico, laddove proprio sono venute alla ricerca di strumenti per orientare i propri figli, ma per orientarsi proprio, perché questo ricordiamo che è un momento straordinario dove i ragazzi devono poter scegliere anche in autonomia, in base alle loro sensazioni, in base ai loro sogni, perché hanno bisogno veramente di approdare in scelte consapevoli. Fano Orienta si sviluppa all'interno della Mediateca Montanari e della Pinacoteca San Domenico. In ogni aula della Memo ci sono ogni indirizzo della scuola superiore, quindi nelle 10 aule che compongono la Mete ci sono tutti gli indirizzi, e in ogni aula ci sono i docenti pronti a dare spiegazione ai ragazzi e alle famiglie su tutto quello che compete l'indirizzo, quindi le materie scolastiche, gli sbocchi professionali, tutto quello che i ragazzi hanno, i dubbi e i consigli di cui hanno bisogno per fare la scelta più giusta per loro. Poi di sotto nella ipogea ci sono due eventi diversi, due incontri, due approfondimenti. Uno delle parole del lavoro, gestito dall'Alessandra Cacchiocchi, dottoressa del Centro per l'Impiego, e un altro invece come aiutare i figli a scoprire i loro talenti, seguito da Sabina Vallerga, psicologa e orientatrice. Inoltre una cosa molto carina che ha sempre funzionato e diciamo che ha sempre un grande successo è quello dello spazio peer-to-peer, ovvero di fronte al bar della Memo ci sono tutti i ragazzi, c'è un tavolinetto dove c'è ogni ragazzo, un rappresentante per ogni istituto superiore, pronto a dare spiegazioni, domande, a rispondere a tutti i quesiti che hanno i giovani in un ambiente un po' più informale, proprio davanti al bar, davanti a qualcosa da bere, da sgranocchiare, in modo che possono proprio in modo un po' più informale avere quelle informazioni che magari non chiedono ai docenti o alle loro famiglie. E sempre alla Mediateca Montanari di Fano è partita la rassegna intitolata Nel segno della parola, libri e idee dal liceo Onolfi a Polloni alla città. Si tratta di una serie di incontri dove alcuni docenti raccontano le loro opere e le loro visioni sul mondo della cultura e dell'educazione. Sentiamo. Riproponiamo anche quest'anno questa nuova edizione di questa iniziativa Nel segno della parola, libri e idee del liceo Onolfi a Polloni per la città. È un secondo ciclo rispetto a quello già sperimentato gli anni precedenti, che nasce da una convinzione, da un'idea. La scuola negli ultimi decenni doverosamente si sta impegnando su vari fronti, al di là della sua missione primaria che è quella dell'istruzione, si sta impegnando su fronti educativi vari, il disagio, il contrasto alla dispersione, l'educazione ambientale, l'educazione alla parità, l'accoglienza, contro la discriminazione di ogni genere, sono tutti fronti importanti e doverosi. La scuola accanto a questi però ha anche un'altra dimensione che forse stiamo dimenticando negli ultimi decenni, cioè di essere un luogo di eminente produzione intellettuale, e anche i suoi protagonisti, i suoi docenti in particolare, sono sì educatori, facilitatori dell'apprendimento, capaci di accompagnare i giovani nel loro orientamento di vita, tutto questo, ma sono anche intellettuali.
E quest'anno torniamo a farla, dicevo, e su tutto il fronte in qualche modo su cui il nostro liceo umanistico si espleta, e quindi abbiamo il cinema, abbiamo la letteratura, abbiamo la poesia, abbiamo l'arte, la storia dell'arte in un cartellone complesso fino a maggio, con una serie di appuntamenti su cui non mi soffermo nel dettaglio, ma che davvero coprono l'esperienza delle humanities in un certo senso a 360 gradi. Lo facciamo con la collaborazione del Comune di Fano, l'assessorato delle biblioteche, la Mediateca, che ringrazio davvero perché sono per noi un partner imprescindibile. Nuovi appuntamenti che ci accompagneranno da novembre fino a maggio, ospitati sempre alla Mediateca Montanari di Fano, di poter conoscere una serie di proposte culturali che testimoniano il protagonismo intellettuale che il liceo è in grado di esprimere ben oltre i confini scolastici. E in qualche modo questa seconda edizione, che riprende e potenzia quella che è stata la felice sperimentazione dello scorso anno, consente anche al sistema bibliotecario di mettere a disposizione della nostra città, della nostra comunità, non solo un'offerta di proposte di grandissimo valore, ma anche di testimoniare ancora una volta quello che è il protagonismo culturale e civile dei nostri licei cittadini. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire due speciali. Il primo dedicato alla pasta e al vino prodotti da una nota azienda agricola di San Costanzo. Il secondo sull'ultima tappa del ciclo di incontri sull'olio turismo, un evento che si è svolto a Cartoceto dal titolo Dal PSR al CSR Marche, nuove proposte per la diversificazione nelle aziende agricole. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata su Fano TV. We'll be right back.